destro e dietro a destro. Portatevi! Largo, largo! Spegnete la musica! E dietro! E dietro! Sapevi che nel tuo locale circolava della droga? Un gestore coscienzioso e responsabile come te dovrebbe sapere certe cose. Giusto, Alan? Certamente. Quanti anni aveva l'ultima ragazza che abbiamo interrogato? 15, al massimo 16. È colpa del nuovo buttafuori, Gary. È mezzo scemo. Quelle gli fanno gli occhi dolci e lui... Fanno gli occhi dolci anche a te? No. Oggi era la tua sera? Sì, buttafuori e DJ. Lo sappiamo. Lavori per Alan. Sei il suo braccio destro. Bene, voglio una copia della licenza, i libri contabili, gli ordinativi e la lista di tutti gli ospiti. Entro domattina. Il locale era strapieno stasera. Mi stai ascoltando? Facciamo entrare chiunque, anche i minorenni. Erano tutti minorenni. E allora? Sappiamo che qui dentro si spaccia di tutto. Io non so niente. E non lo sai neanche tu, d'accordo? Perciò chiudi quella cazzo di bocca, Thomas. Chiaro? È un bonus. Per che cosa? Per startene zitto e buono. E se dici una sola parola, qualcuno verrà a trovarti, Thomas. E ti ritroverai con la schiena spezzata. Andiamo. But of course she said no. Don't you be shy. Don't you look up. Time's on your side. A plasticine dream. Do you comprehend? A frivolous beam. Let's not pretend that you didn't see. Thomas, dove sei stato? Merda. Mamma, che fai? Daniel sta di nuovo male. Chi c'è con te? Ciao, Kasoke. Conosci le mie regole? Era troppo tardi per tornare a casa, ma ti giuro che non faremo niente di male. Niente di male? Voglio dire, niente sesso. Non faremo sesso, non sta bene. No? Beh, ecco, noi abbiamo già fatto roba, però roba leggera. Niente di porno. Insomma, dipende da cosa si intende. È molto meglio se stai zitta. Sì, lo so. La verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Oh, cavolo. Talvolta mi domando se esistano ancora donne vergini in questo paese. Ah, beh... È difficile.
Tienilo. Tranquillo, Daniel. Thomas è qui. Ciò che dovevi fare stasera era più importante della tua famiglia? Rispondimi. Oggi è morta una ragazza. Era la mia serata al club. Credo che fosse drogata. E adesso è morta. Quello cos'è? Denaro. Non lo voglio. Ma ci serve per... Ho detto che non lo voglio. Abbiamo già fin troppi problemi in questa casa. E adesso fa quello che devi fare. Metto a letto Daniel. Ti stavamo aspettando. Davvero? Daniel voleva una favola, ma a me non importava. Sai, non penso che tu sia un egoista. E io che tu soffri il solletico. Basta! Smettila, ti prego! La mamma dice che dobbiamo pregare. Per favore! In ginocchio. Dio del cielo, prenditi sempre cura di noi. Fa splendere il sole e mandaci canzoni di speranza. E non far morire Daniel. Certo, non farlo morire. Amen. Adesso dormi, ok? Ok. Buonanotte, Daniel. Notte. Pandora. Pandora, non possiamo. Mia madre ci sentirà. Non mi importa. È tanto freddo. Continuo a vedere la sua faccia. Ho bisogno di te. You're
Forza, Thomas, balla! Ecco, balla come fa lei! Praise only you, you're the Lord of my life. I will praise only you, you are the Lord of my life. I will praise only you, you are the Lord of my life. I will praise only you. Fantastico, che il Signore vi benedica tutti! Grazie, grazie. Lode alla potenza del Signore. Grazie per essere venuta. Dovere, padre. Thomas, parecchio che non ti fai vedere. Già, mi dispiace. Si sta perdendo, padre, nell'abisso della fornicazione. I suoi amici e la sua ragazza lo stanno traviando. Tu non conosci i miei amici. Sì, invece, quella ragazza è una puttana. Kazoke, ti prego, siamo nella casa di Dio. Thomas, magari tu sei convinto che i tuoi amici non sono cattivi. Loro ti vogliono bene, sono pronti ad aiutarti nel momento del bisogno, vero? Sì. Ma sei sicuro che sia così? Thomas, noi siamo la tua gente e non ti abbandoneremo mai, qualunque cosa accada. Ma devi essere tu a fare il primo passo. Il primo passo verso un mondo più grande. Come in Guerre Stellari. Che cosa? Obi-Wan Kenobi lo dice dopo che Luke ha sconfitto il mostro. Obi-Wan... Congratulazioni, Luke. Hai fatto il primo passo verso un mondo più grande. Beh, sagge parole. Sì, per me Obi-Wan Kenobi è come Dio, ma in più ha la spada laser. If you take it wrong, then time will stop. Waste space is moving. Obi-Wan Kenobi è fortissimo. Many days have rolled on into one. Daily meals to calm your eyes. Wisdom seldom realized. I could try to reason one more time. Goodbye, bye, bye. Serva la carta. Thomas, come va la vita, vecchio mio? Ma che vuoi? Sta calmo. Pensavo che avessi bisogno di un amico. Che storia di merda, eh? Quella era completamente sballata. Mi sono dovuto calare l'impossibile per togliermi dalla testa quello spettacolo. Tu non sei mio amico. Ok, era solo per dire. Come fai a sapere che era sballata? Non so, voglio dire, suppongo che lo fosse. Tu no? Eh? Già. Che si dice? Chiedo scusa. Dico a te! Sì. Ti dispiacerebbe non fumare? Grazie. Ho pensato di fare un salto a dirvi: ciao, sono David Blood, il vostro nuovo direttore, e volevo dirvi ciao. Dov'è Harriet? Harriet è andata via. Perché? Perché, perché, perché? Vediamo un po'. Come potrei dire? Perché questo posto è una discarica. E voi siete i rifiuti. Però adesso le cose dovranno cambiare. E vi assicuro che cambieranno. Possiamo farlo insieme, sì? Possiamo cambiare. E se qualcuno di voi avesse qualche difficoltà, gradirei informarlo che io lo troverò. Io lo interrogerò. Io lo spremerò. E poi lo espellerò. Bene. Doug
deve fare un annuncio, è davvero importante, quindi vi consiglio di ascoltarlo attentamente, altrimenti sarebbe da cafoni, vero Doug? Oh, beh, certo, naturalmente, naturalmente, David. Ah, professor Blood. Professore? Sì, bene. Allora, bentornati, miei cari ragazzi. Trionfi, gloria e onore! Bene, allora, vi informo che la polizia ha deciso di interrogarvi tutti. Bene, è tutto. Katie Fitch. Prego, siediti, Katie. Stiamo cercando di scoprire cosa... È una vera stronzata. Io non la conoscevo neanche. Perché ci trattano come criminali? Perché è morto. E noi eravamo lì. E allora? Non possono certo ritenerci responsabili se una decide di ammazzarsi. Giusto, Naomi? Naomi? Sì. Naomi? Sì, è una stronzata. Cook, ma dove vai? Devo pisciare, va bene? Eri presente anche tu a quella festa. Ehi, Freddy. Sì. L'hai più sentita? Chi? La regina Cleopatra, secondo te chi? No. Poteva anche farsi vedere, no? È il primo giorno di scuola. Già. Beh, qui non c'è. Eri al corrente del fatto che Sofia... Nervo scoperto? Ragazze, non toccate mai più l'argomento Effie. Perché? Perché ha fottuto la vita di Freddy? No, quella è acqua passata. Voglio dire, io, Cook e Freddy, lo abbiamo superato. E... Vi ha scaricati in blocco? Quasi. Effie se n'è andata e la vita continua. La tribù è più unita che mai e... siamo tutti contenti. Certo. Siamo tutti contenti. Che stavi facendo, Cook? E tu chi saresti? Il poliziotto del cesso? Qualcuno deve aver dato la droga a quella ragazza. Già. E allora? Se sei stato tu, glielo dirò. Ah, sì? Vaffanculo, Thomas. Digli quello che cazzo ti pare. Io non la conoscevo. Come sta la tua ragazza? Non ce l'ho la ragazza, Thomas. Come sta la tua? Le è andata via quella verruchetta sul sedere? Avanti, fatti sotto! Fatti sotto, bastardo! Abbiamo un conto in sospeso, no? Vieni qua! Cook! Ti vuole la polizia. Non vedi? Sto studiando. Pandora vuole un abbraccio. Thomas. Mm.
Senti, tutti saltano la prossima ora e vanno al White Hart. Ho voglia di un drink, qualcosa di forte. È questa la soluzione perfetta? Prendersi una sbronza? No, è il gelato la soluzione perfetta. Avanti. È tutto talmente incasinato. Io non so più... cosa devo fare. Lo so io. Che cosa fai? Cerco di farti star meglio, forza, baciami. No, non ne ho voglia. Scusami, è che devo finire questo compito, ok? È una cosa urgente. Va bene. Ciao. Ciao. Sbrigati, sta scoppiando. Odio i gruppi di preghiera. Smettetela e comportatevi bene. Me la sto facendo addosso. Sei una pisciona, come tutte le ragazze. Già, ma perché non ci sei andata prima? Perché prima non mi scappava, scemo. Devo fare la pipì. Thomas, che sorpresa. Ah, sei venuto. Bene, papà, lui è Thomas. Lo so. Lo conosco bene. Emergenza! Ragazzi! Fate silenzio! Silenzio! Avete sentito? Gesù vuole che smettiate di suonare. E adesso cantiamo un po'. Qual è il vostro cantante preferito? Rihanna! Lady Gaga! Beyoncé! Sono tutte persone che non sanno cantare, che si vestono in modo orribile e che si sposano troppo giovani. E come si chiamano queste persone? Americani! Esatto, americani! Ascoltate questa. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear starry crown, good Lord, show me the way. Che c'è? Non vuoi cantare? E dai, canta! As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, let's go down.
Ti stai divertendo? Sì, sto bene. Mi stavo chiedendo, com'è possibile che tu abbia passato più di un anno nella stessa scuola di mia figlia e non vi siate mai incontrati? Non lo so. Lo so io, Thomas. Da quando abbiamo parlato, hai iniziato a notare delle cose, vero? Cose che erano sempre state lì, ma che non avevi mai visto. Non saprei. Lei è bellissima. Una bravissima cantante. È vero, perché serve il Signore. Se riponi in Lui la tua fede e obbedisci alle sue regole, vedrai il mondo sotto una luce nuova. È meraviglioso. Devi soltanto aprire il tuo cuore, Thomas, e donarmi la tua anima. Vuoi donarmela? Thomas! Daniel sta male! Thomas! Oh, di nuovo. Daniel, tirati su. Tranquillo. Va tutto bene. Ci sono io qui con te. Polmonite, ma non è una cosa grave. Sta bene. Stai bene, tesoro. Daniel! È tutto a posto, signora Tomon. L'hanno portato subito in ospedale. Ti avevo chiesto di badare a loro. Che cosa hai fatto ai miei bambini? Li ho portati a casa di padre Babagide. Il problema è che questa è la terza crisi in 6 settimane. E allora? Potrebbe dipendere da un fattore ambientale, se la sua casa è umida o sporca. La mia casa è pulita. Sì, ma il ragazzo non dovrebbe star male così spesso. So prendermi cura dei miei figli. Lei pensi a fare il suo mestiere. Mamma, la casa è umida. I muri sono pieni di muffa. Non possiamo farci niente. Capisco. Magari potreste rivolgervi ai servizi sociali. Chi crede di essere? Lei non mi conosce? E tu che ne sai di come si crescono i bambini? Ti ho dato tutto quello che avevo. E ora vorresti dirmi cosa devo o non devo fare? Non hai nessun rispetto. Se tuo padre fosse ancora qui, ti darebbe una lezione. Mio padre è morto e non ci serve più a niente! Tutto bene? No, va tutto male. Mi dispiace. Anche a me. Thomas! Ti prego, aspetta! Che ti succede? Non sopporto questo paese. Non capisco la sua gente. Calmati. Non riesco a dargli un senso. Sono stanco. Non ce la faccio. Non posso. Davvero. Sì, che puoi. Thank you.
Rimedio infallibile contro la tristezza. Una maratona di Reese Witherspoon, con l'aiuto di JJ. Quello che adoro di Reese è che è una vergine molto credibile. Come posso sposarti, Jebediah? Il mio posto è qui, con la mia famiglia. Non posso abbandonarli. Che film è questo? Redneck Bride. Ieri tua madre. E quello di prima che era? Quello era Dead Dark Man. Ho capito, lei è una reginetta a cui si azzoppa il cavallo. No, quello è Kentucky Bride Hill. Da quando mio fratello è morto, ho giurato che la mia casa sarebbero stati questi pascoli e queste colline. Anche dove vivo io ci sono pascoli. Thomas, mangia una ciambella. Avanti. Adesso non mi va. Sono le tue preferite. Non ho fame. Che c'è? Non ti piace il film? Non posso biasimarti. In fondo, ti ho già ingannato. Non ha alcun senso. Che vuoi dire? E allora cos'è che ci... Già, non capisci perché Reese si rimette con Matthew McConaughey dopo che è andato a letto con Rachel McAdams? E devo dire che non hai tutti i torti. No, non volevo dire questo. Sì, ma Reese lo perdona, anche se ha sbagliato. Ecco perché mi piace tanto questo film. Anch'io ti ho tradita. Andiamo! L'anello è nascosto nel reggiseno. Prova ancora col metal detector. Non andare, lasciami! Ah, che idiota. Cosa? Non credo alle tue parole. Ho fatto sesso con una che non eri tu. No, no, non ci siamo. Ora gli fa credere che il cavallo è morto. E va a letto con lui perché pensa che siano ancora sposati. Tu l'hai fatto per prima. Che cosa hai fatto? L'ho fatto, ok? E lo volevo. Sei un bastardo, Thomas. Dimmi che staremo sempre insieme. Ti sposerò. Cerchi di non pensare alle corna che hai messo alla tua ragazza? Che hai detto? Che fai? Cerchi di non pensare alle corna che hai messo alla tua ragazza? Che hai detto? Lo sanno tutti, amico. Sei stato un coglione, Thomas. Lei ti amava. Ah già, hai fatto incazzare la piccola Pandora. E chi è che ti ha sbucciato la banana? Così fuori a vendere droga nel mio club, bastardo! Quella ragazza è morta! Thomas! L'hai ammazzata tu! Sei un fottuto assassino! Ehi, smette! No! Sei morto! Fatelo sei liberi. Morto! Morto! Thomas, basta! Ti faccio vedere! Basta! Thomas, sono stata io!
Le ho dato io la droga. Cosa? Che hai fatto? Cook mi ha passato una dose l'altra sera. Mi servivano soldi. E così l'ho venduta a una ragazza a caso. È morta. È morta! Non l'ho fatto apposta. Ti prego, non dirlo a nessuno. Non dirlo a Emily. Sarebbe... Thomas. Buonasera, papà. Baba John. Sei ubriaco? No. Mi chiedevo se fosse possibile vedere Andrea. Provo molta pena per te, Thomas. Buonanotte. No, no, no. No, io devo parlare con lei. Andrea! 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 Devo parlarti! Thomas! Thomas! Devo parlare con qualcuno. Che hai fatto di così terribile? Ho tradito qualcuno che amo. Con te. Capisco. Tu sei perfetta. Quando sono insieme a te, mi sento a casa. Ma... non può funzionare. Tu ami lei. Addio, Thomas. Cosa siamo venuti a cercare qui? Una vita migliore. E io posso darvela. Fais ce que tu dois faire, mon fils. Se mi lascia la caparra può entrare oggi stesso. Posso entrare? No, vattene. Pandora, ci è già successo una volta. Possiamo riprovarci. Non ne sono convinta.
Non riesco più a credere che io e te avremo un futuro. È tutto finito. Ma io ti amo, Pandora. Lo so che mi ami, Thomas. Ho fatto come mi hai detto tu. Brava. Mangia il tuo biscotto. Non pensarci. Rifletterà su ciò che ha fatto. Sono felice che tu sia tornata. Fallo tutto verde. Puoi aiutarmi, Thomas? Ciao, ciao tesori, mamma. Vi divertite, vedo. Ti piace il disegno? Che cos'è quello? Un robot.